Stasera abbiamo fatto il primo incontro tra i ragazzi che si stanno laureando all'atelier di tesi dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria con degli interlocutori privilegiati del comune di Gioiosa. Noi quello che stiamo cercando di fare è mettere le capacità e le esperienze dei giovani che stanno studiando architettura a servizio delle comunità locali per cercare insieme di capire quali possono essere le potenzialità dei luoghi e insieme capire quali le strategie da mettere in atto. Stasera è il primo passaggio, sulla base di quello che ci sono stati detti da parte dei partecipanti elaboreremo un prima ipotesi progettuale che poi riporteremo alla comunità per riguardarla insieme. In questo l'amministrazione si è fatta parte attiva per raccogliere gli interlocutori privilegiati e l'università da parte sua con Cittadinanza Attiva e con una giovane associazione fatta da architetti neolaureati che si chiama Urban Mob ha portato avanti e condotto questo sistema partecipato, questi processi partecipati. La finalità è quella di utilizzare le risorse del posto, del luogo e cercare insieme di capire in che maniera queste risorse possono diventare un beneficio per la comunità. Con una gestione congiunta, con una gestione non privatistica dei beni comuni, tutti insieme per cercare di capire quali possono essere le soluzioni future in cui i giovani di Gioiosa possono trovare un'occupazione. Ovviamente non sono cose che si fanno dall'oggi al domani, però sicuramente lavorando insieme c'è più possibilità di poter utilizzare quelle che sono le tante risorse del territorio. Gioiosa è un territorio molto ricco di tante cose, molto ricco di ambiente, molto ricco di natura e molto ricco di aspetti sociali di grande interesse e molto ricco di beni storico e culturali. C'ha delle grandi potenzialità, ovviamente noi siamo in un territorio che è quello dell'Italia che c'ha tanto dal punto di vista dei beni culturali, però noi riteniamo che si possa trovare un'identità specifica del territorio che possa essere in qualche maniera attrattiva verso nicchie di turismo e quindi portare dei benefici non di grandi dimensioni ma che aggiunto a quello che già si sta facendo in altri settori può aumentare il benessere della comunità e non solo ma in qualche maniera riuscire a sostenere il processo di conservazione del patrimonio materiale e immateriale della comunità stessa.